Sapete, è tipo 5 minuti che sto pensando a che intro strana fare, quelle divertenti, dai, le solite che faccio. Non so quale fare, quindi nel dubbio andiamo sul classicone. Sì. L'ho messo anche in una intro, non fa mai male. Comunque, signori, volevo dirvi che in questo episodio ho il fogliazzo nel quale ho scritto alcuni, non tutti, se così li spargiamo per vari episodi. Ho lanciato il fogliazzo con un'agilità incredibile. Appunto, alcuni vostri commenti che andrò ad inserire nel tempio e ne sceglierò uno, con questa agilità incredibile, che andremo a riprodurre oggi. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento che verrà inserito nel tempio e condividere il video. Signori, iscrivetevi, fate tutto quello che volete, come se fosse a casa vostra. E direi di iniziare e sperate che scelga il vostro commento nel video di oggi. Non lo so, magari l'avrete anche letto dal titolo. Iniziamo. Signori, benvenuti nel solito luogo di spawn iniziale, che ormai è leggendario. Mio Dio, guardate quel pollo ancora non caricato. Inquietante. Dicevo, signori, non mi ricordo dov'è il tempio, ce l'avevo davanti. Entriamo nel tempio con un'entrata che ancora non esiste. Mi avete detto di farla, ce l'ho qui scritta. Però, appunto, in questo episodio non volevo fare l'entrata. Oddio, stiamo per morire, signori. Ho in mente una cavolata, stiamo per morire. Mi sono rotto le gambe, perfetto. Torniamo nel nostro mini tempio segreto. Ci prendiamo quanti? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 perfetti cartelli. E ci andiamo a mettere 10 cose che avete fatto. Questo di Leos 2008, l'armor stand nel tempio, fatto. Per ora lo teniamo. Mi avete detto tra l'altro anche di colorarlo di verde. Bellissima idea, stupenda. Però, volendo, lo possiamo fare in realtà. Però, per il momento, quello che ci concerne è scrivere i nostri obiettivi. Quindi, io li scrivo, vi faccio chiaramente il taglio, poi ve li faccio vedere un po' tutti e decidiamo quale fare. Allora, li ho scritti tutti, ve li vado a dire. Allora, Tony Crew addomesticare volpi, Ibrahim una fan di cactus, Elisa Vaccario, Vaccari, non lo so, ci ha detto acquario, ma comunque so che è un maschio e non è il suo account. Sbez, è un passaggio segreto e anche un grattacielo, che sono due cose diverse. Turborex, stanza in cudini più una grotta. Andrea Bertani, una porta di redstone. Checo Gamer, una cascata e una diga. Tempest, che è omnipresente nei video, collegamento strade, un saluto. Antonio De Palma, una farm di Enderman. E Gaspar Renda, un bunker segreto. Quindi il commento che vado a scegliere oggi è quello di Elisa Vaccari o Vaccari. Scrivimelo nei commenti dove va l'accento. Di fare un acquario. Quindi andiamo a prendere le cose per fare un acquario. Però ho già in mente di fare non un acquario normale, bensì una sorta di acquario casa. E ora vi spiego il perché. Vi spiego anche perché ho distrutto il tempio. Perfetto, l'ho disintegrato. Ok, ho fatto un casino. Quindi vado a dormire, prendo le cose per fare l'acquario e ci vediamo subito dopo. Tranquilli che tutti gli altri che mi hanno scritto i commenti oppure tutti gli altri che sono stati inseriti letteralmente adesso li andremo tranquillamente a fare. Non verrete dimenticati. Ma adesso, signori, acquario, che tra l'altro è il mio segno zodiacale. Quindi diciamo che eri un po' avvantaggiato nel commento. Ma ci sta, mi piaceva. Allora, signori, ho già fatto qualche lavoretto del tipo: ho fatto una buca 10x7 e ho preso i materiali. Poi vi faccio vedere dove la posiziono. Comunque, iniziamo la costruzione di questo relativamente piccolo acquario slash casa. Allora, qui dentro, al posto di tutto sto schifoterra, io la chiamerò per sempre schifoterra perché, cioè, non può oggettivamente esistere una costruzione bella fatta con la terra. Cioè, se esiste, vi prego, scrivetemelo nei commenti perché. Per quanto ne so, ovviamente ne so meno di voi, ma per quanto ne so, non può assolutamente esistere. Quindi assolutamente copriamo il tutto con dei bei bloccozzi che tra... Oh mio Dio, sono finiti già uno stack di blocchi. Mi sa che ne devo prendere di più perché pensavo di doverne usare di meno. Vabbè, in caso dopo vado. Ma comunque il nostro coso ce lo siamo fatti, perfetto. Ora, intorno a questo legno piazzato in terra, da ogni lato bisogna, con la nostra mega pala di netherite, che è tipo la cosa più forte della storia, bisogna scavare di due blocchi. Quindi anche qui in caso vi faccio il taglio, comunque scavo di due blocchi e poi vi faccio vedere cosa ho intenzione di farci. Mamma mia, quanto è forte questa pala, vero signorina mucca? Anche lei conferma che è molto forte. Esatto, guardate come ci guarda. È fortissima. Una volta piazzato il tutto, qui intorno, da veri contornisti, ci andiamo a mettere, parola appena inventata, ci andiamo a mettere tutto il quarzo. E tra l'altro sto notando che ultimamente il quarzo, nelle mie costruzioni, lo sto utilizzando un casino. Bene, ma non benissimo, perché l'altra volta l'avevo praticamente finito. Ho fatto un saltino nel Nether, ovviamente off camera.
Non sono stato molto, ne ho preso tantissimo perché con sto piccone ne prendo un botto. Però diciamo che non vorrei finirlo subito. Mi avete tra l'altro anche scritto che c'è un nuovo tipo di quarzo. Ovviamente sarà da provare. Tanto per lei mucca va bene questa base, può andare? Ok, lei è diciamo la supervisora dei nostri, della nostra costruzione. Volevo fare 4 blocchi di, oddio come si chiama, di vetro tutto intorno qua. Però stavo pensando che magari sarebbe meglio anche mettere uno strato in più di quarzo. Non lo so, intanto metto il vetro, ovviamente vi faccio il taglio perché volete vedere il lavoro finito, giustamente. Quindi metto tutto il vetro, però se mi gira magari ci metto un altro strato di quarzo. E se mi rigira devo prendere altro vetro. Ok, perfetto, perché io prendo le cose ma sbaglio le quantità, cioè che schifo, vabbè, ok. 3 hours later. Signori, per voi è passato un secondo, ma per me è passato un botto di tempo. Ma perché io sbaglio ogni volta che parlo? No, non cadete, perfetto. Dicevo, ogni volta che devo usare il quarzo sbaglio tantissimo le misure. Cioè, pensavo di doverne usare molto di meno e invece sono dovuto andare. Cioè, intanto nel magazzino l'ho praticamente finito. Me ne manca tipo stra poco, stavo pure cadendo. Però diciamo che l'ho praticamente finito. Vi avrò tagliato il pezzo, sarà già più di un'ora che registro, ma per voi boh, è passato tipo 4 minuti. E appunto devo fare tutte ste cose ai lati. Ora, senza sbagliare ancora, grazie. Signori, ho ufficialmente fatto tutto. Mi manca l'acqua. Come vedete ho finito praticamente tutte le cose che mi servivano per craftare nell'inventario, sono diventato ufficialmente povero e pure stanco, non vedo la... dopo sto video vado a farmi 3 docce, una per il quarzo, una per il vetro e una perché devo farmi la doccia. Maialino, non entriamo, ecco ok, non facciamo errori, tra l'altro dentro potrei anche farci un passaggio segreto, ma dai, ora sta iniziando a piovere. Quindi mi sa che devo fare, intanto iniziamo a mettere questi blocchi, devo fare una roba del genere, del tipo tech... Tech, devo riempire il tutto. Ve lo taglio come pezzo? Sì, facciamo che ve lo taglio. Comunque, fatto sta che devo mettere il tutto. E poi vi volevo chiedere una cosa del tipo, come mettere tipo i coralli, quelle cose lì. Perché ovviamente rimarrà un po' incompleto perché mancheranno tipo coralli e bla bla bla. Però scrivetemi come prenderli, se si possono prendere, dove, perché e tutte le cose varie, lo sapete meglio di me. Adesso faccio finire la pioggia e metto l'acqua. Allora signori, cioè, sto registrando da quasi 3 ore e voglio piangere. Cioè, se questo video non raggiunge i 100 miliardi di visualizzazioni, proprio chiudo la vita, la mia vita, chiudo non il canale, la mia vita. Allora, come vedete, ho messo tutta l'acqua, ho dovuto farla a strati, altrimenti annegavo. Pure la pecora è rimasta scioccata da quanto tempo su qui a registrare. E io, allora, avevo questi qua. Ovviamente rimarrà un po' incompleto, però facciamo una cosa, entriamo qui e ci buttiamo questi. Dicevo, rimarrà incompleto per questo episodio perché non saprei come, come si dice, come mettere tipo i coralli e quelle robe lì, perché non so se si possono prendere. I pesci sono vivi? Sì, sono vivi, ok. Quindi non saprei come prenderli perché qua avevo in mente di metterci tutti i coralli e robe varie. E lì sotto, lì dentro dove vedete lo spruce, non c'è l'acqua. Quindi guardate che carino. Quindi volendo ci possiamo fare una base segreta, una roba strana, tutto quello che volete. L'impianto generale mi piace, non mi dispiace, però appunto vorrei sia prendere altri pesci, perché questi qua ci ho messo un bel po' a prenderli, quelli nel secchio, sia appunto i coralli e le robe varie. Quindi scrivetemi voi nei commenti come prenderli, io nel frammentre, che è una parola appena inventata da me, dato che sono molto stanchissimissimo, anche molto stanchissimissimo appena inventata, me ne torno qui al magazzino, l'ho deciso di costruire lì tra le frasche, perché così almeno ci espandiamo anche un po' verso di là. L'episodio, allora, per me è durato tantissimo, per voi sarà durato un po' di meno perché è tutto un taglio. Pollo al volo, ok, niente. Quindi, il tutto l'abbiamo fatto, dovrei andare a mettere fatto sul colmento di Elisa Vaccario Vaccari, che appunto me l'ha suggerito, però non lo farò adesso perché voglio solamente andare a farmi 3 docce e dormire, proprio 3 docce mi vado a fare. Mettiamo via il... No, c'avevo un altro pesce. No, non c'ho voglia, non c'ho assolutamente voglia di metterlo adesso. Mettiamo via tutti i secchi. Quindi, spero che... No, non spero, anzi, questo episodio vi deve essere piaciuto perché ci ho messo un casino. Cioè, vi sfido a rifarlo, a rifarlo come l'ho fatto io. Ci mettete un casino di tempo, ovviamente senza la creativa, cioè, perché in creativa sarebbe una stupidata. Io dico proprio in una serie vanilla. Vi sfido a rifarlo, sarà un suicidio. Io vi ringrazio per la visione, salvo ed esco, e per oggi ho chiuso qui. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio, cioè vedete le borse sotto gli occhi devastanti.
Vi ringrazio per la visione, spero che questo acquario, che è anche il mio segno zodiacale, ma credo di avervelo già detto, vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a scrivermi un commento su nuove cose da costruire o nuove avventure da fare in zone nuove. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video. Ciao! Basta! Non ce la faccio più!